Nel box di ieri accennavo al fatto che questa votazione del GDL e del GDV fosse un po' anomala, perché ho pensato di fare Anime April. In realtà, visto che sia il GDV che il GDL, forse avrei dovuto metterli insieme, tipo Anime April e Manga May. Però no, vabbè, è tutto in questo mese. Tra l'altro, questo mese, secondo me, l'esperimento del Netflix Party è andato bene, è stato molto divertente guardare insieme Tok Tok. La live in cui parleremo di Tok Tok e di Fidanzati d'inverno è domenica 31, come sempre a partire dalle 10, su YouNow per adesso, perché YouNow sta subendo questo grave redesign che fa sì che la funzione di trasmettere la stessa live in contemporanea anche su YouTube al momento sia disabilitata. Io non so se sarà di nuovo in ballo entro domenica, però per domenica sera troverò una soluzione per fare in modo che la live ci sia anche su YouTube, perché su YouNow le live non rimangono, e invece mi scoccerebbe, ecco, perdere una live del GDL e del GDV, quindi faremo sicuramente in modo che ci sia anche su YouTube. Per qualunque dettaglio su questo genere di cose trovi il link ai gruppi Telegram nel box, così puoi avere informazioni in diretta e chiedere informazioni se te ne servono. Intanto i candidati per il mese di aprile, cominceremo dal GDV. Ancora una volta sono tutti titoli disponibili su Netflix, in modo che noi li si possa vedere tutti insieme, e il primo, non potevo farne a meno, è Your Name. È scritto e diretto da Makoto Shinkai, è la storia di due ragazzi che si trovano all'improvviso collegati e connessi in modo particolare e inspiegabile fino a un certo punto. È romantico, è emotivo, è emozionante. A me i disegni sono piaciuti da morire, e quindi Your Name è un ottimo candidato. L'altro è stato candidato, io l'ho già visto, però l'ho messo nel tris. Si tratta della forma della voce. Anche lui, come Your Name, è del 2016. È diretto da Naoko Yamada, che è anche key animator e regista di Free, tra le altre cose. È una storia veramente molto particolare di bullismo e di come ci si possa rialzare, di come si possa uscirne, sia da parte del bullo che del bullizzato. E poi è stato candidato anche Erased. In questo caso però Erased è una serie, non un film. Si tratta di 12 episodi da circa 20 minuti ciascuno, quindi se dovesse vincere Erased, secondo me dovremmo avere almeno due serate di Netflix Party, perché non so se riusciamo a bingiarci 4 ore tutte in una volta, magari anche di più. Come al solito, tutti i link per questo genere di dibattiti, se dovesse vincere Erased, sono nel box. È la storia di Satoru Fujinuma, che ha 29 anni e viene mandato indietro nel tempo di 18 anni per prevenire gli eventi che hanno portato alla morte della madre, cosa che però a sua volta genera una serie di conseguenze. È diretto da Tomohiko Ido, che è uno dei registi di alcuni episodi clamorosi di Death Note, anche se non forse del più clamoroso in assoluto, che è l'episodio 8, con la mitica scena del "I'll take a potato chip and eat it". Se non sai di cosa io stia parlando, ti metto un link nel box al video di un canale che si chiama Mother's Basement, che esamina l'importanza della scena del pacchetto di patatine nell'episodio 8 di Death Note, che si chiama Glare, se non mi sbaglio, e che peraltro è diretto da uno dei registi di Attack on Titan, e non ti stupisce effettivamente per come è gestito a livello di dinamica. Quindi Your Name, La forma della voce e Erased sono i tre candidati del GDV per Anime April. Per rimanere più o meno in tema, i candidati del GDL sono dei clamorosi lavori manga. Il primo, di nuovo, tanto quanto Your Name, l'ho candidato io perché è uno dei veramente uno dei miei libri preferiti. L'ho regalato a destra e a manca. Si tratta dell'Olmo di Taniguchi. L'Olmo in realtà tecnicamente è come la terza parte di una collana, dove le prime parti siano L'uomo che cammina e Al tempo di papà. Però io ho sempre trovato che si potesse leggere tranquillamente da solo, e Amazon dice che tramite l'Olmo godremo ancora una volta di una magia poetica senza tempo. È la storia di un albero che sta generando un sacco di problemi e che il quartiere vuole abbattere. Non voglio dirti molto altro, ma Amazon aggiunge: è una profonda, complessa e matura riflessione sulla vita quotidiana in una società dominata da rigidi schemi qual è quella giapponese. Gli altri due sono stati candidati e del primo io non sapevo niente. Si tratta della Nuova Isola del Tesoro di Osamu Tezuka. Niente popò di meno che. E la storia è questa. La storia del volume. È il 1947, quando il giovane studente di medicina Osamu Tezuka, dopo aver pubblicato strisce e storie appuntate sulle riviste dell'epoca, esordisce con il suo primo libro. Si intitola La nuova isola del tesoro, e malgrado conquisti un pubblico vastissimo, il giovane Tezuka non è soddisfatto. Aveva consegnato al suo editor una storia di 250 pagine e se ne ritrova tra le mani una da 190. 60 tavole sono state tagliate di netto e i disegni sono stati maldestramente rimaneggiati. Dopo questo mal digerito
successo, Tezuka andrà avanti con la sua sfavillante carriera dimenticandosi di questo libro. Ma quando sul finire degli anni 70 il suo editore gli chiede di realizzare una collana di tutte le sue opere, Tezuka non può più ignorare questo fantasma del suo passato. Le tavole originali però sono perdute e le edizioni pubblicate anni addietro sono stampate molto male. La soluzione è una sola: ridisegnare interamente la storia usando il vecchio albo come traccia e soprattutto aiutandosi con la sua prodigiosa memoria visiva. Rinasce così una storia di incredibile dinamismo, nella quale le disavventure di un gruppo di naufraghi e un'orda di pirati alla ricerca di un tesoro nascosto sono solo un pretesto per lanciarsi in inquadrature e tagli di montaggio che avrebbero pesantemente influenzato il cinema d'animazione e non solo. Arricchiscono questa edizione il diario che Tezuka tenne tra il 1946 e il 47 e una prefazione in cui l'autore racconta la travagliata storia editoriale di questo capolavoro perduto e il modo in cui è stato riportato alla luce. Dopotutto sta arrivando la primavera e l'idea di qualcosa che riemerga dalle nebbie, da un torpore quasi invernale dopo tanti anni, mi è sembrato carino, ecco, che questo volume fosse candidato adesso. L'ultimo, dell'ultimo meglio non so niente, ce l'ha consigliato Silvia. Si tratta di Made in Abyss e visto che si tratta di un manga, ovviamente ci sono vari volumi, l'oggetto del GDL sarebbe il volume 1. Dovesse piacerci, poi saremo tutti schiavi di Made in Abyss da qua in avanti. Silvia diceva, è un fantasy in cui i protagonisti sono due ragazzini, un'umana e una specie di robot, che decidono di scendere in questo abisso, che è composto da più livelli e di cui non si conosce la reale profondità, per trovare la mamma di lei. La cosa carina, aggiunge, è il contrasto tra i personaggi dal disegno puccioso e la realtà della voragine, dove le creature sono mostruose e spesso cattive. Amazon lo descrive così. In un mondo ormai privo di misteri, l'abisso è l'unico anfratto ancora inesplorato, un gigantesco pozzo verticale di cui non si conosce la profondità, nascondiglio di strane creature e preziosi cimeli che la civiltà moderna non sa spiegare. L'enigma rappresentato dall'abisso affascina la razza umana e molti avventurieri hanno lanciato la loro sfida alla voragine. A loro è stato dato il nome di cercatori. La giovane orfana Riko vive nella città di Orth, costruita sulle fortune dell'abisso e sogna di diventare una grande cercatrice come la madre. Un giorno, mentre si addestra sul ciglio dell'abisso, trova un robot straordinariamente simile a un essere umano. Tre puntini. Come sempre, quello che sceglierai, io sarò contenta, perché tutto questo, in alcuni casi, mi va di rivederlo o mi va di rileggerlo con l'olmo o leggerlo e basta. Spero che ti diverta questa idea di fare Anime April. L'idea, a parte per maggio, che forse potrebbe essere tutta una bestia a parte, sarà prima o poi di fare anche un GDL GDV dedicati al fumetto occidentale. L'abbiamo già semifatto, poi, dopo tutto. La volta quella che vinse Strangers in Paradise? Intanto questa è una specie di giro di prova. Spero che l'idea ti diverta, spero che ci sia qualcosa che avrai voglia di vedere e leggere insieme a me. Come al solito si vota pigiando sulla i che c'è qui sopra e selezionando il tuo preferito. I vincitori saranno sanciti durante la live di domenica sera, appunto, e poi diventeranno degli eventi sui gruppi di Facebook dell'uno e dell'altro, GDL e il GDV. Tutti i link utili come sempre sono nel box. Per qualunque comunicazione, le cose più immediate per parlare con me sono Twitter e Telegram e credo di aver detto tutto quanto. Ti abbraccio e se ti va ci vediamo domani con il video di American Gods. Ciao!